guardare il calcio dall'alto pare vedere solo stadi pieni, tifosi entusiasti e campioni adorati al centro delle arene. Ogni cosa sembra luccicare di successo, passione e gloria. Piano piano però, avvicinandosi, tutto diventa sempre più pieno di crepe e decadenza. Il mondo del calcio continua a sgretolarsi sotto i colpi degli scandali, sia di quelli strillati dai giornali che di tanti altri taciuti. Ricordate il Subbuteo, il gioco da tavola degli anni Ottanta? In quel gioco, dall'esterno del campo, delle mani muovevano i giocatori e decidevano l'andamento delle partite. Secondo molti, anche oggi, non nel Subbuteo, ma nel calcio vero e proprio, molte mani indirizzano e manipolano il gioco più famoso del mondo. Sono le mani della mafia. Il tariffario è un accordo prestabilito, un patto d'onore. Nel senso, io ti do questi soldi, non ti preoccupare che la partita la vinci. 80.000 euro per la vittoria. I soldi vengono consegnati subito, proprio perché spariscono, non se ne avrà più prova né allo stadio, né a inizio né a fine partita. E la partita andrà a finire per come è andata, perché è stato pattuito. Un patto d'onore. Scommesse, riciclaggio e consenso sociale. Questi sono gli interessi che spingono la mafia ad entrare nel mondo del calcio. Le scommesse per guadagnare, il riciclaggio per lavare i soldi sporchi. Ma le mafie hanno bisogno anche del sostegno della gente. Hanno bisogno del consenso sociale per lavorare indisturbate. Oggi è proprio il calcio uno degli strumenti migliori per raggiungere questo scopo. Nelle tribune degli stadi si trova un po' di tutto. Il calcio è una passione vera che coinvolge professionisti, coinvolge imprenditori, coinvolge politici. La gestione della squadra di calcio è un momento fondamentale per rafforzare il consenso sul territorio. Ci ha meravigliato però l'interesse che sta nutrendo la camorra, almeno quella della zona territoriale della quale si occupa il gruppo per il quale lavoro io, verso le associazioni, verso l'attività delle scommesse. C'è una storia che racchiude in sé il cielo stellato e gli abissi profondi di uno sport che troppo spesso è solo una macchina da soldi. È la storia di un ragazzo che sogna di essere Del Piero, che come lui aspetta un gol da dedicare al cielo, al nonno appena scomparso. Come Del Piero gioca nella Juve, ma quella della Lega Pro, la Juve Stabia. È la storia di Fabrizio Mineo e del gol che lo fece esultare come un calciatore famoso, prima di scoprire che il suo era un gol sporco. Juve Stabia Sorrento del campionato di Lega Pro 2008-2009 è il primo filo che lega l'indagine sul riciclaggio del denaro del clan d'Alessandro con il mondo del calcio scommesse. È il 5 aprile del 2009. Siamo a Castellammare di Stabia, vicino Napoli, a un passo da Sorrento e dalla sua celebre costiera. Una domenica di calcio importante per i tifosi della costiera sorrentina. Nel piccolo stadio di Castellammare di Stabia va in scena l'atteso derby tra Juve Stabia e Sorrento. I padroni di casa devono assolutamente vincere se vogliono scampare alla retrocessione nella seconda divisione di Lega Pro. Così inseguono con caparbietà quel risultato fin dall'inizio. E tra gli stabiesi in campo ce n'è uno che ha una ragione in più per mettercela tutta. Fabrizio Mineo, un ragazzo di 24 anni che da tempo rincorre il suo primo gol da professionista. Mi ricordo che c'è stata una grossa contestazione, eravamo ultimi in classifica. E niente, quindi diciamo la partita dopo era un derby, quindi era molto atteso, c'era durante la settimana si aspettavano tutti questa partita. Come si dice a Castellammare, amma vincere. Il primo tempo vola via senza emozioni. Poi, quando mancano meno di 20 minuti alla fine della partita, la Juve Stabia si appresta a battere un calcio di punizione. Io andai sulla barriera, che di solito non ci sono mai andato, diciamo, o stavo fuori aria o diciamo lì vicino alla palla. Invece mi ricordo che sono andato vicino alla barriera, non lo so, me lo sono sentito, ho detto tira e vado verso il portiere. Il portiere si buttò e spinse questa palla e io
là feci gol. Spada Vecchia, il portiere del Sorrento, respinge malamente il tiro sui piedi di Mineo. Non è un pallone qualsiasi, è il pallone che lo trasforma nell'eroe dello stadio. Lì è stata una grande emozione, perché poi era il 5 aprile, che era il mio compleanno, e avevo dedicato il gol a mio nonno che era morto da poco. Il timido centrocampista ha segnato il suo primo gol, il gol della vittoria in un derby. Ma Fabrizio Mineo non è l'eroe fortunato di una partita di pallone. Il giorno in cui Mineo pensa di realizzare il suo sogno decidendo una partita importante, come fanno i grandi campioni, in realtà realizza il disegno criminale di altre persone che neppure conosce. Mineo, infatti, è la pedina inconsapevole, un calciatore onesto in un gioco che ha altre regole e protagonisti molto, molto diversi. Il segreto della storia è nascosto in alcune intercettazioni registrate pochi giorni prima del derby. L'attaccante del Sorrento, Cristian Biancone, parla al telefono con un uomo vicino al clan camorristico dei D'Alessandro. Il compito impartito a Biancone è quello di organizzare una combine nel derby, facendo sì che la propria squadra perda contro la Juve Stabia. Complice è il suo compagno, il portiere del Sorrento Vitangelo Spadavecchia, che commette un errore decisivo e troppo grossolano. I giocatori hanno sempre respinto le accuse. Da qui però è partita l'indagine e si è sviluppato il secondo capitolo. Non più soltanto riciclaggio, ma anche ipotesi di risultati condizionati. Francesco Magnello, il presidente della Juve Stabia che assiste alla partita, non si accorge di nulla. Devo essere sincero, ho creduto che era tutta una montatura, perché io ho visto la partita, è stata una partita regolare e non ho visto nulla di anomalo. Eppure, dalle intercettazioni di Cristian Biancone parte un'importante e delicatissima indagine, denominata Golden Goal, e diretta dal magistrato Rosario Cantelmo. Ci siamo trovati in un interesse che aveva questo gruppo criminale, che tra l'altro è lo storico gruppo criminale di Castellammare, si chiama il clan D'Alessandro, aveva per la gestione delle agenzie di scommesse. Secondo le indagini, a Castellammare di Stabia, il clan D'Alessandro gestisce indirettamente due agenzie di scommesse, in cui si accettano puntate sia legali sia clandestine. I profitti sono altissimi, milioni di euro. E per questo il clan investe anche nella corruzione dei calciatori. Il clan D'Alessandro non è il solo a mettere le mani sulle scommesse locali. Basta spostarsi di pochi chilometri da Castellammare di Stabia e arrivare a Napoli, nel quartiere Scampia. Qui il clan Lorusso organizza il business delle scommesse su scala ancora più ampia. Il clan Lorusso storicamente si è sempre occupato tra le sue attività del calcio scommesse, e successivamente anche le nuove generazioni del clan Lorusso sembra abbiano scelto il mondo delle scommesse come una delle principali attività economiche. Nelle indagini svolte dagli inquirenti si segue l'ipotesi che il clan Lorusso abbia corrotto tantissime squadre di calcio fino alla Serie A. Sotto la lente dei magistrati ci sono tanti club, dalla Salernitana all'Andria al Crotone, dal Modena all'Ancona al Real Marcianise. Tra le tante partite che finiscono nella cronaca giudiziaria, una soprattutto scuote il mondo del calcio e il cuore dei tifosi. La storia comincia da una foto ripresa da tutti i giornali e dalle televisioni. Un'istantanea che mostra Antonio Lorusso, il figlio del boss Salvatore, a bordo campo durante la partita Napoli-Parma. Come mai è così vicino al campo di gioco con la pettorina di servizio? Per capire i sospetti degli inquirenti bisogna tornare proprio a quella partita giocata il 10 aprile del 2010. Il Napoli rincorre la qualificazione alla Champions League e, aiutato dal tifo del suo stadio, sembra inarrestabile. In campo gioca una sola squadra e l'1-0 che chiude il primo tempo va perfino stretto alla Vezzi e al resto dei compagni.
A questo punto nessuno scommetterebbe un centesimo sulla vittoria del Parma. E invece, all'inizio del secondo tempo... Nel secondo tempo succede di tutto, dentro e fuori dal campo. Fuori dal campo viene registrato un flusso di scommesse anomale durante la partita sulla vittoria del Parma. E dentro al campo succede esattamente questo. In appena 4 minuti il Parma sfrutta due errori difensivi del Napoli e rovescia il risultato a suo favore. Contro ogni pronostico la partita si conclude con un rocambolesco 3-2 per la squadra emiliana. Proprio come in tanti avevano scommesso quel giorno. E abbiamo notato anche dei flussi di giocata anomale rispetto ad alcuni risultati che sono variati negli ultimi minuti di gioco di un evento, quasi a far capire che probabilmente quell'evento è combinato nella parte finale. Ed eccoci di nuovo a quella foto. Che il figlio del boss fosse lì per accertarsi che la partita andasse secondo i suoi piani? La società del Napoli si dichiara totalmente estranea ai fatti. L'inchiesta nel frattempo continua. Perfino il centro del calcio, la Serie A, potrebbe non essere del tutto al sicuro. Il vero problema è che l'evento calcistico è il terminale dell'obiettivo di illecito arricchimento da parte di persone che non hanno nessun interesse per il mondo del calcio, perché naturalmente il calcio non trae dei benefici dal gettito delle scommesse sportive. Ma è vero che la periferia del pallone è in serio pericolo? Nel corso della nostra inchiesta abbiamo conosciuto un testimone che ha deciso di raccontarci il sistema di combin nella Lega Pro, la vecchia Serie C, dal di dentro. Un sistema organizzato, pianificato, si può dire scientifico, con un suo preciso tariffario. Il tariffario è un accordo prestabilito, un patto d'onore. Nel senso, io ti do questi soldi, non ti preoccupare che la partita la vinci. 80.000 euro per la vittoria. I soldi vengono consegnati subito, proprio perché spariscono, non se ne avrà più prova né allo stadio, né a inizio né a fine partita. E la partita andrà a finire per come è andata, perché è stato pattuito. Un patto d'onore. Un patto d'onore in un calcio, quello delle serie minori, in cui di soldi veri e leciti ne circolano sempre di meno, di soldi sporchi sempre di più, e in cui gli stipendi sono sempre più bassi e pagati in ritardo. Ci sono squadre che i ragazzi guadagnano 1.000-1.200 euro al mese e magari non prendono lo stipendio per mesi, e diciamo a quel punto diventano dei soggetti deboli nei confronti di persone che possono tentare di corromperli. Io starei attenti nel dire che la maggiore penetrazione avviene per una difficoltà economico-finanziaria, perché se andiamo a vedere, dando il beneficio del dubbio a coloro i quali attualmente sono accusati, quelli che sono accusati non è che prendessero delle cifre piccole. Facciamo le scommesse. Scommettiamo solo in Serie A e voglio vedere chi è che corrompe Eto'o, Ibrahimovic o qualche altro campione. La Lega Pro sembra essere più vulnerabile alle pressioni della criminalità organizzata. Tuttavia, nessun campionato può sentirsi al riparo. Le mafie sono abbastanza potenti da poter corrompere anche la Serie A e le scommesse sono un piatto troppo ghiotto per non sedersi a tavola. Le scommesse sono una parte importante del gioco in Italia. Noi a fine anno avremo speso 70 miliardi per tentare la fortuna. Di questi 4 miliardi e mezzo andranno sulle scommesse sportive, quindi un fenomeno importante. Noi come spesa pro capite per il gioco e quindi anche per le scommesse siamo uno dei primi 3 paesi al mondo. Io ricordo che il gioco in Italia vale il 4% del PIL, dà lavoro a 120.000 persone e a 5.000 aziende. Quindi è un'azienda, tra virgolette, a tutti gli effetti, che dopo energia e telefonia è quella che produce più ricchezza. Oggi in Italia è più facile imbattersi in un negozio di scommesse che in una stazione dei carabinieri o in un ufficio postale. Ci sono siti italiani che ti collegano facendoti cambiare i DNS primari dei movimenti di internet, dei proxy, e io posso andare tranquillamente a scommettere in Austria, a Malta, in Inghilterra, dove voglio. E questo fa sì che se io voglio scommettere grosse cifre di denaro, quindi con relative possibilità di vincere somme importanti, mi posso servire di questi broker che attraverso conti cifrati all'estero prendono il denaro, lo giocano in questi paesi asiatici, rifanno ritornare la vincita e mi portano il denaro. Quindi è un denaro poco tracciabile e quindi di fatto è un'attività illegale a tutti gli effetti.
Le scommesse legali e illegali mettono in moto una tale quantità di capitali da diventare anche un luogo privilegiato in cui riciclare il denaro sporco. Questo, infatti, è un altro motivo fondamentale per cui il crimine vuol mettere le mani sul pallone. Il riciclaggio muove ancor più denaro e può corrompere anche giocatori celebri che hanno avuto un passato glorioso sui campi di calcio di tutto il mondo. Negli anni 70 entusiasmava in mezzo al campo coi colori della Lazio. Velocità, dribbling, ma soprattutto un tiro che non lasciava scampo. Giorgio Chinaglia aveva il carisma del capitano, l'uomo che conduce la squadra alla vittoria, allo scudetto. E probabilmente per questo, appesi gli scarpini al chiodo, Chinaglia indossa gli abiti del dirigente. Oggi è l'ambasciatore internazionale dei Cosmos di New York, la squadra presieduta da Pelé e diretta da Eric Cantona. Ma per la giustizia italiana, Chinaglia, dal 2008, da ben 3 anni, è latitante. Avrebbe agevolato l'attività della Camorra nel riciclaggio di denaro sporco. L'ex calciatore Giorgio Chinaglia, indagato a Napoli, avrebbe aiutato per l'accusa il clan dei Casalesi in un tentativo di scalata della Lazio. Ed ecco i fatti di cui è accusato. Nel 2006 Chinaglia viene avvicinato da un uomo legato al clan dei Casalesi, Giuseppe Diana. A un certo punto questo personaggio, Giuseppe Diana, un imprenditore che opera nel settore della vendita del GPL, deve far rientrare una grossa cifra dall'Ungheria. Siccome lui è in contatto con alcuni faccendieri romani, utilizza l'idea di poter usare il nome di Chinaglia per fare questa operazione. E chiaramente a Chinaglia era stata promessa da parte dell'organizzazione diciamo in cambio una corresponsione di un importo che si parlò essere di circa 700.000 euro. Il progetto è semplice: sbloccare quei fondi esteri utilizzandoli per sponsorizzare e acquisire la società della Lazio. Ma il presidente Lotito resiste e rilancia. C'è un grosso gruppo che ha interesse a risolvere il problema Lazio? Benissimo, quella Lazio si risolve con 500 milioni di euro. Se deposita le somme, il sottoscritto si defila, se ne va, non è un problema. Il presidente della Lazio, Lotito, capisce che c'è qualcosa di strano nella scalata alla sua squadra. Non è chiara la provenienza del denaro e per questo vuole far uscire allo scoperto i compratori. Se vogliono mettere le mani sulla Lazio, devono pagare 500 milioni e presentarli in una banca italiana. Lotito racconta di essere stato avvicinato da questo imprenditore Diana attraverso questi faccendieri romani che gli avrebbero proposto di sponsorizzare alcune partite della Lazio, quindi la sponsorizzazione sulla maglietta della Lazio col nome di Anagas. Racconta Lotito che lui non avrebbe accettato questa richiesta perché Diana gli avrebbe fatto una strana proposta, cioè di pagare in contanti. Questa cosa lo avrebbe in qualche modo inquietato e Lotito non avrebbe più accettato. Per pulire soldi sporchi bisogna investirli in attività pulite. Nel mondo del calcio non è strano che i soldi si muovano da un paese all'altro del mondo. I soldi del gruppo guidato da Chinaglia erano fermi in Ungheria. Per farli entrare in Italia c'era bisogno di una giustificazione: comprare la società sportiva Lazio. La procura di Roma mette fine al tentativo di scalata alla Lazio. Ma il riciclaggio di denaro sporco attraverso l'acquisto di piccole squadre è un affare che forse altrove ha funzionato a puntino. Come nel caso del Marsala di fine anni 90. Una storia che ha molte lacune, poche certezze. E proprio per questo una storia mai raccontata prima. Ma una storia che ha molte somiglianze, troppe coincidenze con la fallita scalata alla Lazio. Alcuni protagonisti, infatti, sono gli stessi. Un passo indietro e torniamo alla Sicilia di fine anni 90 e precisamente nella provincia di Trapani, dove ha sede la squadra del Marsala. Sono tempi difficili per i giocatori in divisa azzurra che rischiano di retrocedere tra i dilettanti. Così nel 1997 un giovane medico sportivo, Leonardo Mannone, prende a cuore la squadra e ne diventa il presidente. Nelle riunioni di Lega mi sentivo un po'
un uccello fuor di bosco, perché erano industriali, erano gente che aveva un certo carisma dal punto di vista economico. E, insomma, io ero un piccolo piccolo. Forse il nuovo presidente non avrà l'aplomb dell'imprenditore, ma sa bene come motivare i ragazzi della sua squadra. In appena un anno il Marsala festeggia la promozione in Serie C1. In C1 abbiamo ottenuto una salvezza meritata, ma soprattutto siamo riusciti a valorizzare tanti giovani, tanti ragazzi che avrebbero poi successivamente fatto carriera, presi sempre senza spendere il becco di una lira. Ma per gestire una società di calcio la sola passione non basta, servono soldi, e nell'estate del 2000 si fa avanti un gruppo di imprenditori romani e ungheresi disposti ad investire. La presidenza onoraria del Marsala Calcio è offerta a Giorgio Chinaglia. Chinaglia si intesta una possibile operazione, quella dell'acquisto, dell'acquisizione della squadra di calcio del Marsala. I capitali che aveva con sé, su cui poteva garantire, erano capitali che venivano dalla Campania. Si trova un accordo e viene così firmato un precontratto d'acquisto del Marsala Calcio. Ma al momento di versare il denaro per l'iscrizione del Marsala al campionato di C1, quei fondi spariscono. Mannone non può più saldare il conto con la federazione e viene così accusato e successivamente condannato per bancarotta. Secondo molti, Mannone è stato una pedina nelle mani della Camorra. Perché lo scopo era ben evidente, quello di passare del denaro dall'estero e utilizzarlo, perché lo potevano utilizzare, così hanno detto allora e ci credo, soltanto per l'acquisizione di società sportive. Quindi hanno capito che bastava un preliminare di contratto o un atto di vendita, come nel caso nostro, per poter far sì che loro potessero incassare quel denaro. Il meccanismo quindi sembra chiaro. I soldi, ancora una volta fermi in una banca estera, possono tornare in Italia attraverso l'acquisto di una squadra di calcio. Basta avere un precontratto di acquisto, così da giustificare il movimento del denaro dall'estero. La versione di Leo Mannone, medico sociale e presidente per passione, non è stata provata da nessun tribunale. Una storia però molto simile a quella della Lazio. Riciclare, una necessità per le mafie. Con dinamiche sempre più precise, come succede a pochi chilometri da Marsala. A Palermo è il clan dei Lopiccolo a riciclare denaro con attività che gravitano intorno al mondo del pallone. I Lopiccolo succedono a Provenzano nel controllo della città di Palermo e del calcio. Dalla costruzione del nuovo stadio alla rivendita di biglietti al merchandising, tutto è nelle mani del potente clan. La mafia cerca di influenzare il Palermo Calcio, al punto che il giorno di Natale del 2006, a casa del direttore sportivo Rino Foschi, viene recapitato un pacco con un macabro avvertimento: una testa di capretto. Tutto nasce nel dicembre 2006, quando a Rino Foschia viene recapitata una testa di animale. Cosa Nostra sta provando a entrare negli affari del presidente della Palermo Calcio. Secondo le indagini del procuratore Antonio Ingroia, la testa di capretto è stata mandata da Marcello Trapani, avvocato dei Lopiccolo e procuratore sportivo di alcuni giocatori, che viene arrestato. Dal suo arresto emerge la questione delle mani della mafia sulla squadra. Da quell'indagine su questo avvocato poi sono emersi una serie di elementi che sono stati e sono tuttora oggetto di approfondimento. Si tratta di un'indagine ancora in corso e quindi non posso entrare granché nei dettagli per ovvie ragioni. Però posso dire che l'attenzione si è concentrata soprattutto su una pressione all'esterno, diciamo, della società, gestione dei biglietti omaggio, il mercato nero, dei bagarinaggi, in qualche modo gestito anche da famiglie mafiose o singoli esponenti mafiosi. Il ciclo del denaro sporco è inarrestabile. Fondi neri si rinnovano nel volto pulito del calcio e da qui vengono nuovamente reinvestiti in attività lecite. È una marcia senza sosta che attraversa in lungo e largo la penisola, lambisce le squadre minori, i territori più a rischio, gli imprenditori con meno scrupoli.
Nel 2003 la procura di Catanzaro individua le tracce di questa lunga marcia a Cosenza nella squadra presieduta dall'imprenditore Paolo Fabiano Pagliuso. Conti truccati, operazioni spregiudicate, intimidazioni mafiose. Calcio e criminalità, un intreccio perverso di imbrogli e collusioni, una storiaccia. Quella che ha portato in carcere Paolo Fabiano Pagliuso, da 10 anni presidente del Cosenza Calcio e da 2 consigliere di Lega. L'accusa più grave nei confronti di Pagliuso è quella di aver fatto funzionare la società, quindi il Cosenza Calcio, come una lavanderia, come una lavatrice. Nel senso che si riciclava il denaro sporco di un clan, dell''Ndrangheta. Io non ho mai avuto un incontro con un delinquente, una fotografia con un delinquente, mai. Un'intercettazione telefonica con un delinquente, mai. Quindi questa è stata un'invenzione mediatica. Pagliuso si difende strenuamente dalle accuse che lo hanno colpito 8 anni prima, scaturite in seguito alla denuncia del suo socio Settimio Lorè. Pagliuso, per muoversi nel calciomercato, ha bisogno di liquidità. Chiede il denaro all'imprenditore Settimio Lorè, che diventa così vicepresidente del Cosenza Calcio. Gli acquisti fanno bene alla squadra, ma Lorè, a un certo punto, vuole vedere i libri contabili. Vuole sapere come vengono spesi i suoi soldi. Inizia così una guerra fredda tra il presidente Pagliuso e il vicepresidente Lorè, che sfocia in una denuncia al tribunale. E il Cosenza Calcio ne risente, il rendimento cala, e la squadra è in difficoltà. Io non mi sono mai rifiutato di far vedere i libri contabili al socio che era entrato a gennaio nella società. I libri contabili stanno nella sede sociale, non stanno nelle tasche del presidente. A parte che la società di serie B è una società di capitale, la SPA, i libri contabili stanno in sede, stanno dal consulente, dai commercialisti, stanno in tribunale, stanno alla Camera di Commercio. Pagliuso si dichiara estraneo a qualsiasi contestazione, ma nel 2003 è nel mirino dei giornali locali. Molti giornalisti credono che sia colluso con l''Ndrangheta. Tra questi c'è Giuseppe Milicchio, lavora per un emittente locale. I suoi servizi giornalistici non sono graditi e arriva l'avvertimento. Beh, questo è un ricordo. Io ho avvertito qualcosa di strano all'indomani dell'attentato che ho subito e che è stato legato alle vicissitudini del Cosenza Calcio. Ho notato che la città non si è stretta intorno alla persona. Il messaggio era passato. Oggi Paolo Fabiano Pagliuso è stato scagionato da ogni accusa dopo 3 gradi di giudizio e ogni voce sul suo conto è stata messa a tacere. Il Cosenza Calcio, a un passo dalla Serie A, non c'è più. Si è trasformata in una squadretta di dilettanti che gioca nella seconda divisione della Lega Pro. Ma questa è un'altra storia. Le mafie usano il mondo del calcio per le scommesse legali e illegali, per riciclare denaro sporco, ma anche per creare consenso sociale. Vogliono il sostegno della gente, vogliono che si faccia il tifo per loro. Gestire una squadra di calcio crea un legame con le persone. La domenica, tutti insieme a vedere la partita. La tribuna dello stadio come tribuna politica e sociale. L'esultanza per un gol o per una vittoria che unisce migliaia di persone. Anche le mafie si sono presto accorte del potere del calcio come luogo di creazione del consenso. E se ne accorge anche il fondatore della Camorra nella sua veste di vera e propria mafia organizzata, Raffaele Cutolo. L'Avellino d'inizio anni 80, il più forte di sempre, ha infatti proprio in Cutolo il suo primo tifoso. Anche perché le scommesse illegali sulle partite sono uno dei tanti interessi della nuova Camorra organizzata. Proprio a causa del toto nero, l'Avellino finisce in acque torbide nel 1980 e deve iniziare il campionato seguente con una penalizzazione di 5 punti. Così nell'estate di quell'anno, la squadra irpina pesca in Sud America Juari, il fenomeno brasiliano che ha il compito di salvare l'Avellino. Sarà così, Juari, Juari,
Dopo un inizio incerto, il 5 ottobre contro il Cagliari, Juari segna il gol della vittoria. È il suo primo gol con la maglia dell'Avellino, la sua prima delle tante esultanze, girando intorno alla bandierina che lo faranno amare da tutti. Pochi giorni dopo, il legame tra l'Avellino e il boss Raffaele Cutolo diventa di dominio pubblico. Il presidente della squadra, Antonio Sibilia, porta Juari a rendere omaggio al suo primo tifoso in un'aula di tribunale. Sibilia li fa baciare e fa consegnare a Cutolo la maglia del brasiliano. Con quella visita, quel bacio e quella maglia, le vittorie dell'Avellino e i gol di Juari e l'isperata salvezza degli irpini si trasformano in successi con senso e potere per Raffaele Cutolo, il boss che presto inizierà ad allungare le sue mani come una piovra sui soldi per la ricostruzione dell'Irpinia dopo il terremoto. Fece alcuni servizi su questo aspetto abbastanza pedestre di sfruttare i denari destinati, è vero, alla ricostruzione. E naturalmente si risentì Sibilia. Luigi Necco, giornalista esperto di cronaca nera e pallone, nei suoi tanti servizi televisivi indaga coraggiosamente sugli affari della Camorra e sulle infiltrazioni nell'Avellino Calcio. Io venni avvertito, perché poi ci fu un regolare avvertimento, tre avvertimenti, e non venite ad Avellino, non venite qua perché vi spareranno, guardate non andate a Mercogliano, che vi spareranno. Io ho fatto finta di niente, non potevo rinunciare al mio mestiere. Non contento, Necco continua a svolgere in maniera irreprensibile il suo mestiere di giornalista. Finché il 29 novembre del 1981 si reca ad Avellino per raccontare la partita contro il Cesena. Andai per fare il commento per 90° ad Avellino e stavo con altri colleghi. Ma è vero che oggi ti sparano? Sì, è vero. Ma stai così tranquillo. Che devo fare? Se mi sparano, sapevo benissimo che nessuna scorta, nessuna protezione avrebbe evitato l'avvenimento. Luigi Necco, che tutti conosciamo, che sentite ogni domenica, che vedete, un caro amico di 90° minuto, è stato ferito da due colpi di pistola alle gambe mentre usciva da un ristorante di Avellino diretto allo stadio per i nostri servizi. Eravamo usciti dal ristorante dove di solito mangiamo, lo sanno tutti che mangiamo lì. E siamo usciti dal ristorante, siamo andati verso un altro ristorante dove alcuni colleghi dovevano ricevere per prendere dei biglietti, delle cose. Dunque ho lasciato questi colleghi, non mi interessava andare in quest'altro posto. Sono tornato indietro con il collega Giacoia e ero giunto vicino alla mia macchina, parcheggiata vicino al primo ristorante dove avevo fatto colazione. E dal platano alle spalle sbucarono due uomini e mi vennero vicino alle spalle. Io avevo l'impermeabile, mi spararono e mi portarono in ospedale. E entrando in ospedale feci anche la radiocronaca del mio ferimento. Ho sentito improvvisamente quattro colpi e ho sentito che la gamba destra mi mancava. Sono caduto a terra e con la coda dell'occhio ho visto un giovanotto alto vestito di blu che diceva qualcosa in dialetto, non l'ho capito. Il mio collega a fianco a me non si era accorto di nulla, non mi fate dire il nome, mi disse: ma come? Già sparano i fuochi di Natale. Io ho sentito tre colpi secchi netti, ho pensato i fuochi di Natale si usa già da queste parti. E poi mi sono alzato per un attimo e Luigi non c'era più, nel senso non lo vedevo più dall'altra parte della macchina. Ho corso, ho superato il muso della macchina e Luigi era per terra, si manteneva la gamba. E allora disse: vabbè, questi mi hanno sparato. Necco, ricoverato all'ospedale di Avellino, pare fortunatamente in condizioni soddisfacenti, naturalmente in relazione alle ferite riportate alla gamba. È tranquillo, secondo il suo bel carattere. Ne servirebbero sempre di più di giornalisti come Luigi Necco, giornalisti che si muovono senza paura tra malavita e calcio. 14 anni dopo Cutolo e l'Avellino, infatti, la Camorra fa un altro passo avanti. Non si limita a tifare per una squadra, ma la gestisce in proprio. Non tutti, però, sono d'accordo. 14 agosto del 1995, piena estate, a Mondragone, in mezzo a tanta gente, con un'esecuzione di stampo mafioso, viene ucciso Donato Pagliuca, detto Renato. Con il boss Augusto La Torre in carcere, aveva cercato di diventare il nuovo capo. In quella zona, diciamo, Domizia, non c'è nessuna squadra di calcio
che abbia mai superato il profili dilettantistici. Quindi la Mondragonese poteva diventare il punto di riferimento di un bacino di oltre 150.000-200.000 persone con una grande fama di calcio. Renato Pagliuca è un ex calciatore che dalla fine della sua carriera ha iniziato ad occuparsi con passione della squadra del suo paese, la Mondragonese. La squadra negli anni 90 vince un campionato dopo l'altro e viene promossa dalla seconda categoria fino al girone di eccellenza. Investe grandi risorse economiche nella crescita della squadra. Renato Pagliuca investe, la squadra ha anche risultati e soprattutto la stranezza, la particolarità, cioè che Renato Pagliuca distrae almeno una parte dei soldi del clan per investire sul calcio. Il clan La Torre non può accettarlo e proprio nel 1995, l'anno della promozione in eccellenza, decide di uccidere Renato Pagliuca. Il 12 luglio del 2011, 16 anni più tardi, ad Augusto La Torre è stato notificato l'arresto per l'omicidio. L'indagine è conclusa. Il processo inizierà a breve. Una cosa è certa. Il controllo sul calcio del territorio, già a metà anni 90, era diventato un potere cruciale per i clan. Dalle indagini sembra che il calcio diventi uno strumento persino per avvicinarsi ancora di più al mondo della politica. Perché in una realtà, diciamo, di paese, una squadra che va bene è comunque un'immagine positiva per la città. E il calcio viene utilizzato in quel caso come uno strumento per avvicinare il mondo dell'imprenditoria e della politica locale. Ma a soli 10 km da Mondragone, pochi mesi dopo la morte di Pagliuca, il clan dei Casalesi decide di seguire il suo esempio. Per questo inizia a investire molti soldi nella squadra di Casale di Principe, l'Albanova. Presidente in pectore della squadra è Walter Schiavone, fratello del famoso Francesco Schiavone, detto Sandokan, il capo del più pericoloso clan camorristico d'Italia ed Europa. Dal 1995 al 1998 l'Albanova miete successi, arriva fino a un passo dalla Serie C e riempie lo stadio di Casale di Principe, stadio che diventa oggetto di minacce di morte al sindaco Renato Natale. Quando sono arrivato io ho cercato di riportare tutto all'interno di una situazione di legalità e di togliere questa cosa dalle mani della società. Chiaramente la società Albanova su questa faccenda montò tutta una protesta nella città, nel paese, partendo dalla questione dello sport. Secondo un pentito maturò l'idea anche di eliminarmi fisicamente e avevano deciso che io dovevo morire facendo finta che fosse stato un incidente stradale. Una macchina guidata da un albanese ubriaco doveva buttarmi sotto mentre io giravo in bicicletta come sono solito fare normalmente. A Renato Natale è andata bene. Anche perché presto, negli anni del massimo fulgore della squadra, inizierà la caduta dell'impero dei Casalesi. I primi arresti del capo clan e degli affiliati porteranno alla morte della squadra. Non morirà invece l'idea del calcio come luogo del consenso per le mafie. Uno stadio pieno di gente che sostiene i propri giocatori, cori che affermano la propria forza, squadre come vetrina del potere sul territorio. Questo vuole la criminalità organizzata. La strategia sembra funzionare e inizia a interessare anche le mafie straniere presenti in Italia. Nel 2003 la Palmese, la squadra di Palma Campania, piccolo comune a nord di Napoli, è in gravi difficoltà economiche. A salvare la squadra ci pensa Song Zikai, che subito viene soprannominato O Cinese. Ma chi è questo Song Zikai? È il proprietario del Cinamercato, il più grande import-export di abbigliamento e gadget elettronici cinesi in Italia. Zikai promette investimenti, la serie B e addirittura la serie A. Promette sogni di gloria. Per il primo mese, i primi mesi, fin quando si stava sopra, fin quando le cose riuscì a mascherarle, a non farle esplodere con assegni a vuoto e quando altro a non pagare la squadra, riuscì anche a avere l'adesione, perché l'illusione del tifoso, purché si vince, crede anche le favole. Molti iniziano a sospettare che sia un cialtrone quando, tra le tante promesse, parla di un fantomatico concerto di Gigi D'Alessio con Maradona ospite d'onore. In quel periodo lui aveva, pare, messo in giro la vendita di biglietti per fare riportare Maradona allo stadio San Paolo, fare un grande concerto con Gigi D'Alessio. Ma adesso, facendo questo progetto, ma ancora non è
Maratona ancora non è arrivato, ma il progetto è tutto passato. Questa cosa poi si risultò non vera, e allora i dubbi incominciarono a diventare realtà. Poi si scoprì che questo personaggio nel suo paese era stato addirittura condannato, se non espulso, per atti gravi, e tutto ciò ci destava preoccupazione. Su di lui, infatti, pende una condanna per truffa aggravata in Cina, condanna che in patria comporta anche la pena di morte. Di Zicai si sa poco altro, ma presto si capiranno molte cose in più. Nel 2008 subirà un maxi sequestro per 2 milioni di euro nel suo Cina mercato di Napoli per importazione illegale di merce. Mentre l'anno seguente Song Zicai verrà addirittura arrestato. Aveva tentato di replicare nella Brianza il suo Cina mercato utilizzando soldi sporchi dell'Andrangheta. In una relazione della Commissione parlamentare antimafia, Song Zicai viene espressamente indicato come il terminale tra mafia cinese e 'Ndrangheta. Ma torniamo alla Palmese e alle promesse del suo proprietario. Come andò a finire? Dopo un'estate fatta di colpi di scena, il presunto mecenate cinese Zicai Song si è praticamente liquefatto e non si è più visto e si è disimpegnato dalla guida della società. Ancora una volta, la malavita aveva cercato di indossare la maglia di una squadra di calcio solo per mimetizzarsi nel territorio e accrescere il suo potere. Il calcio ha troppe mani e piedi sporchi addosso. Tra scommettitori e criminali sembra di assistere a un attacco verso una squadra priva di difensori. Eppure, come ci sono gli uomini d'onore, così ci sono gli uomini di sport. Come Fabio Pisacane, difensore dentro e fuori il campo, un uomo che rifiuta di vendere il proprio onore sportivo. Nel deserto di affari sporchi, illeciti e partite truccate, emerge come un'oasi, forse un miraggio, una piccola buona notizia. La buona notizia viene da un giocatore che gioca stopper in Lega Pro, nella squadra dell'Umezzane, in provincia di Brescia. Si chiama Fabio Pisacane, ha 25 anni, e viene dai quartieri spagnoli di Napoli. La buona notizia è arrivata da un posto dove di solito si producono solo cattive notizie. La città delle inchieste sul calcio e criminalità. La città del processo a Calciopoli. Io mi ricordo che ero un bambino che, come tutti i bambini, tiravano calci ad un pallone tra i vicoli dei quartieri. Il sogno di Fabio è diventare il nuovo Fabio Cannavaro, ma la sua vita sportiva è tutta in salita. Nel 2001, quando aveva solo 15 anni, viene colpito da un virus al sistema nervoso che lo paralizza dalla testa ai piedi e, secondo i medici, gli impedirà di giocare per sempre. La sera vado a dormire bene, cioè saluto con i miei compagni di stanza e mi sono svegliato la mattina dopo paralizzato dalla testa ai piedi. Cioè volevo scendere dal letto ma non avevo la forza. Ma Fabio reagisce, lotta, vince la malattia e diventa un calciatore vero. Nel 2005, con il Genoa di Serse Cosmi, arriva a giocare fino in Serie B. Contro il Catanzaro, dove Mister Cosmi mi diede la possibilità di fare un'ispezione di partita, perché in quella partita si infortunò Baldini. E diciamo che per me è stata un'esperienza bellissima. Sta con noi già da un mese, si allena, e è un ragazzo che dimostra di avere il carattere, quella già una gran bella qualità. Quella di Pisacane è un'onesta carriera da professionista, sempre alla rincorsa degli attaccanti sui campi di Serie B e Lega Pro, finché un giorno la sua carriera da onesta diventa quasi eroica. È il 14 aprile del 2011. Tre giorni dopo, la sua squadra, il Lumezzane, deve affrontare il Ravenna, quando Pisacane riceve una telefonata dal direttore sportivo dei prossimi avversari, Giorgio Buffone. Mi dice che, proprio chiaramente, che Ravenna ha bisogno di punti e che noi siamo in una situazione di classifica dove il campionato, non possiamo dire più niente al campionato, e mi chiede la possibilità di lasciargli la partita.
e mi fa una proposta, al quale io, come ben sapete tutti, ho detto subito proprio in primis no, che non ero d'accordo perché io queste cose non le faccio, ma la proposta lui continua a farmela e mi offre la cifra di 50.000 euro. 50.000 euro sono metà dello stipendio di Pisacane in un anno. Il giorno seguente Fabio va ad allenarsi, ma la sua testa è ancora sconvolta dalla telefonata e così racconta tutto al suo allenatore, Davide Nicola. Anche semplicemente tacere sarebbe stato un reato. E così decidono di denunciare il fatto alla procura. Nel frattempo però arriva il giorno della partita incriminata. Mi ricordo che la società mi ha chiesto se io mi sentissi di giocarla quella partita, perché sapevano che io avevo attraversato quella settimana non benissimo dal punto di vista mentale. Ho voluto esserci a tutti i costi, non è possibile che uno mi debba mettere il bastone tra le ruote quando io mi alleno tutta la settimana per far sì che arrivi l'evento, che è quello della partita, e poi qualcuno me lo deve togliere. Fabio Pisacane si presenta in campo e gioca una splendida partita in cui corre, difende e per poco non segna anche un gol. Ma sarebbe piaciuto tantissimo segnare in quella partita, perché sarebbe stato proprio la ciliegina sulla torta. La torta vera e propria, invece, è l'inchiesta immediata della Procura Federale della FIGC. Buffone si difende goffamente. Dice che ha telefonato a Pisacane solo per farsi consigliare il nome di un ristorante nella zona. Non gli crede nessuno. E nel processo sportivo per direttissima, il Ravenna viene punito con 7 punti di penalizzazione nel campionato in corso. Buffone non si dà per vinto e inizia a scommettere puntando sulla sconfitta del suo Ravenna, che ormai è condannato alla retrocessione. Giorgio Buffone è stato arrestato per lo scandalo calcio scommesse, portato alla luce dalla procura di Cremona nel giugno del 2011. Fabio Pisacane, invece, ancora non è riuscito a diventare un difensore da Serie A, ma prosegue per la sua strada fatta di lealtà sportiva e coraggio. Anche se un giorno dovessi dire non ce l'ho fatta, però preferisco dire non ce l'ho fatta e sta tranquillo con la coscienza a posto. In tanti pensano che quello di Pisacane sia un caso isolato. Invece anche in Lega Pro ci sono tante persone oneste come lui. Giocatori in Lega Pro penso che ne siano talmente tanti che quelli che sono stati scoperti siano un minimo. Perciò io voglio pensare positivo e voglio pensare che quelli che non sono stati chiamati in causa non siano come me, perché io non mi ritengo un santo, ma siano solo delle persone che avrebbero fatto la stessa cosa che ho fatto io, ecco. Il calcio se la passa piuttosto male. Ma queste storie fanno pensare che non sia proprio tutto marcio. Un calcio pulito, un calcio dove vince chi suda di più, è ancora possibile. Per far sì che la buona notizia di Fabio Pisacane non sia solo un miraggio.